Bentrovati amici telespettatori, consueto appuntamento con l'informazione di Teleblea, canale 13 e canale 110. Cioè, perché c'è solo il 13? Perché il 13 è un po' un canale nuovo che si vede in alcune zone, in altre no. 13 e 110. Terza giornata della fase 2 e vi devo dire che è un po', insomma, si stanno liberalizzando di più le persone, io le vedo. Magari la prima giornata erano un po' restii, ma ora stanno incominciando a uscire. Lo capisco che non è facile restare in casa. Oggi siamo arrivati a 27 gradi, quindi ha fatto caldo da estate. Lo capisco che è difficile stare a casa, però ricordatevi che questa fase, come abbiamo detto ieri, è una fase decisiva. Quindi molta attenzione. Perché? Perché intanto, per dire i numeri, sapete che per esempio a Ragusa da un po' di giorni siamo a zero contagi, tutto quello che è stato fatto è servito, ora c'è la preoccupazione dei 1500 ragusani, siciliani, non ragusani, almeno 1500 quelli che hanno rispettato l'obbligo di registrarsi sul sito. Che sono venuti. Ora, se tutti rispettano le regole, vanno in quarantena, fanno i tamponi, stiamo facendo un ottimo lavoro. E quindi arriva il resoconto della regione che dà a Ragusa sempre 54 contagiati, praticamente ci sono 3 ricoverati, 33 guariti e 7 purtroppo i deceduti, l'ultimo è deceduto 2 giorni fa. Dobbiamo dire che il numero in tutto dei contagiati è di 84, ma ci sono i guariti e questo numero di 54 è fermo da qualche giorno ed è una cosa positiva. Però, come abbiamo detto, non si può scherzare perché è una malattia subdola molto particolare che, come dice, prende a chi vuole e combina molti guai. Siamo stati in apprensione in questi giorni per Monsignor Peri, che è il vescovo di Caltagirone. Voi sapete che nella nostra area di copertura abbiamo Caltagirone con la sua diocesi, poi la diocesi di Ragusa e la diocesi di Noto. Abbiamo anche un pezzo di Caltanissetta, quindi dovremmo parlare anche con il vescovo di Caltanissetta perché noi arriviamo a Gela e faremo anche questo nei prossimi giorni. A proposito di diocesi, vi ricordo che oggi ricorre il 70° anniversario. Io ieri ho detto 65°, ho sbagliato, 70° anniversario della diocesi di Ragusa e di questo parleremo ampiamente verso la chiusura del telegiornale. Torniamo a parlare di Monsignor Peri, che come sapete ha avuto un momento molto difficile perché all'inizio sembrava uno scherzo, poi invece non è stato così e ora si sta riprendendo, ha superato la fase acuta e ha un fil di voce, però è riuscito a rispondere al telefono. Noi abbiamo preso un pezzettino della telefonata, quella in cui fa, diciamo, gli auguri, ringrazia e dice qual è la sua situazione rivolgendosi a tutti i fratelli della diocesi di Caltagirone e non solo. Sentiamo Monsignor Peri. Vorrei rivolgere una parola, ma soltanto in punta di piedi, ecco, alle persone che magari ascolteranno, leggeranno questa intervista, cosa mi sento di dire? Non molte cose. Tra queste vorrei dire che la vita è preziosa e che questo momento di pandemia ce ne ha rivelato ancora di più la preziosità, la bellezza, la grandezza, ma anche la fragilità, il limite, che non è un limite di cui bisogna aver paura, ma che è un limite che ci può aiutare a viverla meglio, la vita, a viverla bene, a viverla appunto come un tempo in cui, ecco, ci dobbiamo mettere dentro soltanto le cose che contano, che hanno valore e che sono destinate a restare, poi tutto il resto eppure paglia che il vento e il tempo disperdono.
Quello che può riempire la vita, mi sono reso conto, è ciò che è vero, ciò che è autentico, ciò che è profondamente umano. E tra quelle cose che restano, ne sappiamo, sicuramente ne resta una. Resta la relazione sincera tra di noi, resta in una parola l'amore, quello vero, quello disinteressato, quello attento, quello che è per gli altri. In maniera totale, gratuita, generosa e spontanea. Allora, perché non fare tutti insieme ecco, un patto che ci porta a vivere ecco, per le cose che contano, per l'amore che resta, per gli altri, a cui non dobbiamo dare poi il nostro rimpianto o il nostro rimorso per non avergli dato quell'amore che nella vita potevamo dare loro. Ecco, con questo augurio che la nostra vita e il nostro cuore siano pieni di amore e che l'amore conta nel momento in cui lo doni, possiamo per davvero riprendere la normalità, che la nostra normalità sia un amore eccedente, eccezionale, per sempre e per tutti. Non possiamo far altro che augurare al vescovo di Caltagirone una pronta guarigione, ma già è in fase di guarigione, avete sentito la voce un po' fioca, però riesce a farsi capire e quindi vuol dire che si sta rimettendo. Ha detto che non è una passeggiata, quindi state attenti ed è per questo che diciamo a tutti di stare attenti perché non è una passeggiata. La situazione economica, che è quella che poi si mette, diciamo, in stretto contatto con la situazione sanitaria. La situazione sanitaria stiamo aspettando, vediamo cosa accadrà in queste 2 settimane, ma intanto la gente ha grandi difficoltà. Grandi difficoltà, quindi ci sono tutti gli aiuti che si stanno portando, però c'è una situazione che è accaduta a Palermo, lo scandalo di qualche giorno fa e ora c'è anche una valutazione che farà il nostro Peppe Lizio, che però ha fatto la registrazione prima della notizia che è arrivata ora. Qual è la notizia? Che l'amico Giovanni Vindigni, direttore generale dell'assessorato al lavoro a Palermo, ha rassegnato le dimissioni. Ha deciso di dimettersi dopo un incontro con, ecco, lo vedete, con Nello Musumeci insieme all'assessore Scavone e le ha accolte Musumeci perché alla fine il dirigente, che noi conosciamo, persona di grandissima qualità, secondo me si è trovato in una macchina così delicata in questo momento. Abbiamo cercato anche di telefonargli, ma è giusto che in questo momento non rilasci nessuna intervista, almeno a noi, poi capace che può parlare con altri. Quindi, su proposta dell'assessore, la giunta ha affidato l'incarico al ragioniere Giovanni Bologna che si è già insediato. E domani, ecco, Musumeci ha detto: Vindigni, persona per bene, trovatasi suo malgrado al centro di una vicenda, quella dei ritardi delle pratiche della cassa integrazione, sulla quale occorrerà fare chiarezza. Ricordate qual è la storia? Alcuni sindacati hanno chiesto che, o meglio, alcuni dipendenti che hanno lavorato sabato e domenica, così dicono loro, hanno chiesto una integrazione, un bonus, un premio per ogni pratica. In questo momento non è una bella cosa. E in questo momento noi ringraziamo Giovanni Vindigni, magari al più presto potrà parlare, e in questo momento, dicevo, molto delicato perché in ogni comune ci sono delle situazioni molto difficili. Pensate che a Ragusa, calcoli così fatti sulle dita di una mano, il 10% della popolazione ha problemi. E di questo ne parliamo con l'assessore Giovanni Iacono. Questa è Teleiblea. Collegato con noi c'è l'assessore alla protezione civile del comune di Ragusa, Giovanni Iacono. Buonasera. Assessore, ieri in consiglio comunale, questo consiglio comunale quadrettato, no? Perché abbiamo visto 24, 25,
però ordinato alla fine, devo dire, l'assessore Iacono ha parlato degli interventi, degli aiuti che il Comune di Ragusa ha distribuito in questo periodo, e ne viene fuori un quadro abbastanza delicato. Ci vuoi spiegare com'è la situazione? Ma intanto abbiamo una situazione che, devo dire, con le difficoltà che erano insite rispetto a un fatto totalmente nuovo da fare, tra l'altro in tempi estremamente rapidi, quindi si è messa in moto una macchina nel giro di poco tempo, tra l'altro. Io devo dire che il Comune di Ragusa è stato anche antesignano sotto certi aspetti, prima ancora che il decreto venisse fuori con poi la possibilità del finanziamento, il Comune di Ragusa si era già attrezzato, avevamo fatto già il patto di solidarietà con la Caritas, e quindi avevamo approntato tutto ciò che poteva servire per realizzare, diciamo, questo impegno e questa attività estremamente delicata. Il risultato è stato quello che, tra l'altro, nel giro di un mese i fondi questi statali, che erano 568 mila euro, si sono esauriti del tutto, sono state distribuite a 2577 persone dei buone spese, oltre al discorso dell'aiuto alimentare, anche altre situazioni, in alcune case bombole, del gas, i tablet, eccetera, eccetera. Comunque 2577 persone che hanno complessivamente come persone dei nuclei familiari 7043 componenti. Quindi 7043 componenti, tra l'altro, se pensiamo, equivalgono al 10% della popolazione. Esattamente, questo dà, il 10%. Questo dà il senso della, sotto certi aspetti, tragedia economica che si sta vivendo. Finite queste fonti, però, non si sono finiti i fabbisogni, anzi i fabbisogni continuano ad esserci in maniera anche sempre più esponenziale, devo dire. Abbiamo ora altri 440.238 euro di fondi regionali. Il Comune di Ragusa ieri ha fatto l'avviso, che ora abbiamo mandato anche, sono state mandate avvise vocali alle persone, perché ora per quest'altra parte, per la continuazione, anche per chi ha diritto, naturalmente, non è che per tutti, ma per chi avrà diritto all'interno dei requisiti che sono previsti nel bando e nell'avviso, abbiamo fatto ieri, già stanotte hanno iniziato oltre 70 richieste, e quindi si sta continuando. Di queste, tra l'altro, 2577 richiedenti e 7043 componenti, 1861 sono minori. Abbiamo fatto in modo che anche, ad esempio, se per Pasqua sono state date a tante famiglie, anche con i minori, le uova di Pasqua dell'AIL, dell'Associazione Italiana Leucemia, contro la leucemia. Quindi abbiamo anche aiutato loro, che con le piazze che erano, diciamo, non aperte al pubblico, che c'è stato il resto a casa tutte, anche questa azione è stata inserita all'interno. Hanno lavorato a questa operazione 14 persone, 11 dei servizi sociali, 3 della protezione civile, come contatto diretto con le telefonate, e però tantissimo altro lavoro attorno, perché la protezione civile ha fatto un lavoro straordinario poi all'esterno, con tanti altri uomini e con tante altre donne, con la consegna dei farmaci salvavita, per conto anche dell'ASPE, con tutta una serie di consegne per conto delle scuole, dei tablet ai ragazzi per non farli uscire, alle famiglie, eccetera. Quindi, diciamo, un'azione che oggi a consuntivo possiamo dire che sicuramente è stata un'azione importante, e d'altronde i numeri parlano da sé. Ora c'è la seconda fase, questa fase in cui bisogna dare continuità. Bisogna dare continuità con l'avviso, tra l'altro non si deve più fare la telefonata, ma bisogna fare un'email, quindi basta seguire ciò che c'è messo ora nel sito, nel portale ufficiale del comune, e quindi lì fare un'email. Questa email verrà poi istruito, verranno chiamati dagli addetti stessi del servizio sociale professionale del comune, da coloro che sono adibiti ora anche per questa seconda fase. Tra l'altro i fabbisogni non sono solo quelli, perché bisogna aggiungere che tanti altri hanno chiesto, è venuto altre 466 richieste che riguardavano pagamenti di affitto, altre 356 richieste che hanno riguardato pagamento delle bollette e così via. Quindi anche questo, non tutto si può esaudire, ma cercheremo di fare in modo che in ogni caso tutto ciò che occorre deve essere fatto. Le persone devono essere chiaramente in disagio economico, effettivo, fulmine reale, anche su questo. Anche fulmine su questo abbiamo attivato ora anche una serie di controlli, perché è chiaro che bisogna dare a chi ha poi giustamente veramente realmente bisogno, senza lasciare nessuno indietro.
Quale è l'autonomia effettiva? Perché poi l'assessore Iacono è anche assessore al bilancio, quindi conosce la tasca di destra e la mano che dà, quindi conosce tutto qua. Qual è l'autonomia del comune? Soprattutto dopo quello che anche ha detto il sindaco ieri, se non entrano soldi, poi è difficile tirar fuori i soldi. Qual è l'autonomia del comune? L'autonomia in termini di disponibilità, fino adesso abbiamo, diciamo, attinto a quella che è la liquidità, la possibilità di liquidità che abbiamo anche con la banca tesoriera, e anche questo messo in bilancio. Però è chiaro che per alcuni mesi siamo ancora in grado di poter resistere, perché abbiamo anche spostato tutti i tributi in avanti, la Tari ad esempio è spostata dal 31 luglio, la seconda rata, e così come tutti gli altri tributi come trovate anche sul sito del Comune. Ma è chiaro che il comune, i comuni, gli enti locali in generale cominceranno ad avere problemi e i problemi li avremo anche noi, perché naturalmente non abbiamo più le entrate che negli anni passati hanno anche consentito di avere un certo respiro in termini di sviluppo economico ed altre questioni, tipo ad esempio le royalties e tantissime altre possibilità, che oggi meno entrate, o meglio entrate Certo. bloccate dall'altro royalties, tra l'altro che già hanno avuto una Diminuzione, decurtazione. diminuzione notevole, drastica già nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, quindi è chiaro che il comune per adesso resistiamo, però anche qui è una situazione che bisogna monitorarla molto attentamente, dobbiamo mettere mano anche a delle variazioni del bilancio, malgrado il bilancio l'abbiamo approvato e siamo stati forse tra i pochi in Italia, questo ci ha consentito anche di avere una certa flessibilità che altri comuni invece molto disperatamente non hanno. Noi abbiamo approvato il bilancio preventivo e voglio ricordare a tutti il 31 dicembre del 2019, cioè il bilancio Cosa che preventivo non del 2020 succedeva per la prima, no, non succedeva, non era da mai tempo, successo, cioè meglio. l'anno prima siamo riusciti ad approvare il bilancio preventivo Perfetto. per il 2020. Questo ci ha Allora, dato dei vantaggi, ma è chiaro che bisogna ora, questa situazione era imprevista e vedere cosa inedita. succede. Cioè, speriamo con l'attenzione della gente, perché devo dire, non mi è sembrato un libera tutti. Cioè, Ragusa in qualche modo è ligia, risponde, e quindi questo ci fa Sì, ma in pensare. questo infatti vorrei ringraziare in modo particolare, ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato a questo impegno, a questo servizio, ma anche un ringraziamento particolare a tutta la città di Ragusa, con tutte le sue componenti, da quelle che sono state in prima linea, chiaramente dalle forze dell'ordine, a tutti, sacerdoti, tutti quei medici Perfetto. in assoluto, ma anche i cittadini. Però ti volevo chiedere un paio di cose, Assessore, che chiaramente sono le domande che fanno a noi e poi noi le ribaltiamo. C'è la questione dei cimiteri, perché i cimiteri sono stati riaperti con la lettera, con l'iniziale, ma è possibile che ci possa andare una sola persona? Cioè io penso a quando era mia madre che aveva 86 anni. Ma se non ce la portavo io e l'accompagnavo addentro, come doveva entrare? Quindi puoi chiarire questa storia? Sì, intanto le persone che hanno difficoltà chiaramente a deambulare e non autosufficiente, questo è già scontato, ma l'abbiamo anche detto nel comunicato, cioè questo è assolutamente normale che sia così. Abbiamo voluto fare, tra l'altro anche con criterio, perché abbiamo preso i dati dall'anagrafe su quanti cognomi ci sono di ogni singola lettera, abbiamo voluto avere un atteggiamento molto prudenziale, perché chiaramente i cimiteri sono anche frequentati prevalentemente da persone che hanno anche una certa età e quindi sono Certo. soggetti più a rischio ed è stato giusto che abbiamo cercato di diluire un po' l'afflusso che pensavamo che potesse esserci dopo un mese e mezzo di chiusura dei cimiteri. E quindi questa scelta di andare al cimitero 2 volte alla settimana, la possibilità di fare per 2 volte alla settimana, ci è sembrata quella più giusta, ma non durerà sempre. Chiaramente la fase questa qua durerà un paio di settimane, dopodiché si ritornerà con l'apertura completa. In questo momento chi può chiaramente andare con le proprie mani, senza bisogno, con i propri Gambe. piedi, con le proprie gambe, ci può andare, naturalmente, pensavo alle mani perché ho visto qua l'immagine con i fiori, quindi per poggiare i fiori. Chi può andare con le proprie gambe lo può fare ed è meglio che lo faccia da solo, però se hanno necessità di essere accompagnati Due non c'è persone, per esempio. certo, non c'è certo, tra l'altro sono due Senza persone della stessa esagerare, famiglia, però le due due persone devono essere con lo stesso, diciamo, con le cognome. stesse lettere Perfetto. all'interno di quelle che è la regolamentazione, Per se c'è esempio, uno due là e sorelle. poi
Esatto, esempio, bravo. Due due sono. sorelle è perfetto, è l'esempio perfetto. Perfetto, Questo benissimo. calzante, vabbè, ma se ci va uno con l'A e l'altro con la Z, Certo. accompagnatore non funziona. Benissimo. Assessore, siccome si è fatto Grazie, buio da te, che è si è diventato fatto tutto. Si è completamente al fatto buio, tutto. Vabbè. noi chiudiamo e Grazie di ringraziamo cuore. Grazie. della collaborazione. Grazie, assessore. Grazie, grazie a voi, grazie. Salve. Questa è Teleiblea. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Il centro copigrafico vi suggerisce un'arma semplice ma indispensabile per contrastare il Covid-19. Una paratia in plexiglass trasparente con apertura centrale, posta in basso, per permettere il passaggio di documenti o altro. La paratia è autoportante, ha una misura standard di 90 cm di base per 70 di altezza e uno spessore di 4 mm. Grazie ai piedini anch'essi in plexiglass, che si fissano al pannello con sistema di incastro, il dispositivo può essere sistemato in ogni ufficio e per ogni attività, visto che l'apertura può essere personalizzata per ogni esigenza di lavoro. Numerose imprese hanno già acquistato questo dispositivo, che costituisce una barriera parafiato impermeabile che si disinfetta facilmente, pensata per la sicurezza di persone che operano a contatto diretto con il pubblico. Chiedi informazioni al centro copigrafico inviando una mail a info@centrocopigrafico o telefonando allo 0932 68 68 00. Vini Olindo è un'enoteca siciliana che offre una vasta gamma di prodotti vitivinicoli, oltre a prelibatezze regionali ideali per preparare originali idee regalo. Oltre ad acquistare i vini in bottiglia delle case più apprezzate, ora puoi anche scegliere eccellenti vini sfusi, prodotti da aziende locali, garantite dall'esperienza di Sebastiano Olindo, in bag o in box, a prezzi molto convenienti. Telefona allo 0932 62 33 11, scegli il prodotto preferito e ti verrà recapitato direttamente a casa, gratuitamente e in poche ore. Una bella comodità per bere bene e risparmiare senza uscire da casa. Vini Olindo di Via di Vittorio 116 Ragusa. E non dimenticare che un buon bicchiere di vino può combattere ogni virus. Avete sentito Giovanni Iacono, anche questa questione dei cimiteri è molto importante, è giusto che la gente possa andare dopo tanto tempo a vedere i propri cari defunti. La situazione economica si basa anche sulla questione turistica, ma sulla questione della ristorazione. La ristorazione è un fatto particolarmente delicato, quindi a oggi sappiamo che molti ristoratori sono molto preoccupati su come si deve intervenire e probabilmente una scelta che vogliono fare è quella di non aprire se non si fanno tanti passaggi. Allora, noi abbiamo fatto due interviste e vi devo dire, uno a Giuseppe Occhipinti, che è il titolare del ristorante Decanter, e l'altro a Ciccio Sultano, che conoscete tutti, chef stellato. Quella di Ciccio Sultano la manderemo in onda domani, perché il discorso della
ristorazione ci interessa. Sentiamo cosa dice Giuseppe Occhipinti, che fa parte di un gruppo che sono i ristoratori siciliani, che hanno già annunciato uno sciopero, una manifestazione per giorno 8. Vediamo cosa pensano i ristoratori ragusani. Intanto ci siamo riuniti, cosa che non era mai successa, in un comitato spontaneo, libero, di lavoratori che comunque stanno lottando per il meglio, per affrontare questa crisi che è il Covid-19, cosa mai accaduta. Noi purtroppo oggi ci stiamo rendendo conto che dalla chiusura del 9 marzo, mi sembra, ad oggi che ci dicono di riaprire, le condizioni sono tali e quali. Quindi noi non possiamo aprire, non perché non vogliamo, perché non possiamo, perché purtroppo la capacità, avremmo la capacità di affrontare la cosa, ma purtroppo noi lavoriamo per pagare le tasse, le spese, che a oggi sono il 60-70% di tutto l'introito. Quindi il nostro socio, che è stato sempre lo Stato, ce l'abbiamo anche adesso. E oggi a maggior ragione che gli chiediamo un aiuto, lo Stato non ci può abbandonare così. Quindi al momento noi non possiamo assolutamente aprire, non vogliamo aprire, perché se lo Stato non ci aiuta, noi non possiamo aprire. Ci siamo stati sempre per lo Stato, abbiamo pagato le tasse, sempre presenti. Adesso quello che deve essere presente è lo Stato, perché ci deve dare una mano. Ad oggi lo Stato non ci tutela economicamente e sanitariamente, perché comunque, non essendoci un vaccino, il pericolo rimane. Siamo tutti in pericolo, ci possiamo contagiare anche l'indomani. E se per caso domani, quando finalmente noi possiamo riaprire, saremo di nuovo contagiati, attueremo di nuovo il lockout, che succederà? Tu dici lo Stato, ma che vuol dire? Che cosa deve fare lo Stato? Ma a nostro avviso dovrebbe aiutarci, nel senso di farci non pagare tutte le tasse del 2020, annullare tutto quello che c'è di annullabile, perché non possiamo, non ce la facciamo, matematicamente è impossibile, non ce la facciamo con le spese. Perché poi, se ammesso e concesso che la gente esce con tutta sta paura che hanno instillato in noi, non potremo mai sopperire a tutte le spese, gli introiti non saranno mai sufficiente per coprire le spese. Quindi dallo Stato noi vorremmo che ci aiutassero, uno per tutte le utenze del 2020, come se il 2020 non esistesse, se ci aiutasse pure anche per l'affitto degli immobili, dei proprietari, non lo so, mettendosi d'accordo e magari con detrazione fiscale, dandogli detrazione fiscale ai proprietari dei locali. Ci sono tanti modi per aiutarci, l'importante è metterci la volontà. Il suolo pubblico si è arrivato a un punto, per fortuna, il sindaco ci ha dato una mano. Io spero che il sindaco sarà dalla nostra parte, perché comunque noi siamo i cittadini ragusani e il sindaco deve aiutarci comunque per forza. La storia delle orze può servire? Certo, è una mano, ma non è la soluzione, è una piccola goccia. Ci deve venire incontro in altre cose. Non ci deve far pagare l'IMU, la Tari, la Tasi, tutto il resto, quelli sono veramente importanti per noi. Poi un'altra cosa, 25.000 euro dovrebbero essere a tasso zero, non si è arrivato a un accordo con le banche, quando le banche, sinceramente, essendo privati, se ne fregano. Ed è successo fino ad oggi. La cassa integrazione, prolunghiamola. Cassa integrazione, che soldi arrivano, tentennano ad arrivare. È quasi passato il problema del Covid, ancora c'è gente che deve ricevere i soldi, non è possibile. C'è gente che piange, c'è gente che si dispera e noi dobbiamo cercare un aiuto concreto dallo Stato. Quindi voi volevate fare una manifestazione il giorno 8, non la farete? Sì, la facciamo. Certo, la facciamo. Come sarà? Moderata, rispettando la distanza civica, saremo molto, perché comunque rimaniamo sempre dei professionisti, quindi non faremo in modo da creare scompiglio. Saremo molto accorti, professionali e moderati, cercando sempre di fare del nostro meglio. Quindi i ristoratori faranno la loro manifestazione il giorno 8, una manifestazione
contenuta per far capire qual è la difficoltà. Ed è un po' quello che ho detto anch'io per quanto riguarda il settore turistico. È inutile che comprate notti, pagate metà dei biglietti aerei, che poi, attenzione, se pensassimo ad aiutare per esempio la compagnia aerea Aerolinee Siciliane, sarebbe molto più facile crescere in fatto turistico da noi. Però, vabbè. L'altra cosa che però serve molto a noi è l'utilizzo dei prodotti siciliani. Quindi in questa situazione di grande confusione, riuscire a riaprire con prodotti nostri, con l'utilizzo, ecco, di chilometro zero, magari chilometro dentro l'isola, no? E quindi sarebbe molto utile per aiutare le nostre produzioni. E su questo c'è un'idea della CRAI che ha voluto innescare un percorso virtuoso in rete le eccellenze siciliane, questo rappresenta un'importante occasione di ripartenza. Domani inizia questa campagna CRAI, noi saremo questa iniziativa. Detto questo, vi ho detto che si celebra oggi il 70° anniversario della erezione a diocesi di Ragusa. Una storia interessante. Noi abbiamo cercato di saperne di più e quindi siamo andati a trovare un esperto che però ora non era alla cattedrale ma a Monterosso. Vediamo la intervista. Questa è Teleiblea. E allora parliamo di questi 70 anni della diocesi di Ragusa. Oggi c'è stata la messa celebrata dal vescovo di Ragusa, chiaramente da soli, non c'era nessuno. Però per farci un po' raccontare la storia di questa diocesi abbiamo telefonato a Don Peppino Antoci, che è un po' lo storico della cattedrale di Ragusa, anche se ora fa il parroco a Monterosso. È giusto, Don Peppino? Perfettamente, sì. E l'abbiamo trovata in macchina, però fermi con questo questo telefono. Allora, ma sono fermo però, sono in tutta sicurezza. Allora, Don Peppino, 70 anni, come si è arrivati alla diocesi? Intanto scorrono delle immagini. Allora. Intanto il processo che ha portato all'istituzione della diocesi parte alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento se ne comincia a parlare, poi nei primi anni del Novecento cominciano i primi interventi presso le congregazioni vaticane per poter ottenere, allora non si chiamava diocesi ma si chiamava il Vescovado a Ragusa, cioè o comunque il Vescovo a Ragusa, e soprattutto ad opera di alcuni sacerdoti. E i fratelli sacerdoti Sozzi, per esempio, che poi avranno un ruolo importante perché doteranno la diocesi alla loro morte con tutti i loro beni, oppure il sacerdote Giovanni Cascone, che poi ormai magari forse qualcuno conoscerà il nipote che era padre Andrea Cascone, parroco della parrocchia di Santa Maria delle Scale, ma questo era uno zio che ha lavorato tanto per la diocesi. E poi il Monsignor Carmelo Canzonieri, che ha dato un impulso quando è diventato nel 1938 parroco della parrocchia di San Giovanni Battista. Che poi è diventata cattedrale. Le condizioni sono state rese favorevoli intanto dall'istituzione della provincia di Ragusa, poi nel 1926, poi dal concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica nel 1929, che prevedeva, anche se non in modo vincolante, che le diocesi dovessero coincidere con le province. Quindi questa era una realtà favorevole per la diocesi di Ragusa.
E poi anche il fatto che tra le altre cose favorevoli c'era anche il fatto che nei primi anni, negli anni 40, subito dopo, nel primo dopoguerra proprio, a Ragusa sono ritornati i padri carmelitani. Monsignor Canzonieri ha insistito perché i padri carmelitani tornassero in Sicilia e proprio a Ragusa è stato il primo luogo in cui sono tornati i padri carmelitani. E un padre carmelitano che era padre Casimiro, famoso padre carmelitano che è stato per tanto tempo molto conosciuto a Ragusa, e lui era stato compagno di scuola del cardinale Adeodato Piazza, che era anche lui carmelitano e che era il prefetto della congregazione concistoriale, che era quella proprio che si occupava delle diocesi. Quindi diciamo che anche padre Casimiro ha favorito, tramite l'amicizia con il cardinale Piazza, ha favorito l'iter che poi ha portato alla diocesi di Ragusa. In realtà la diocesi di Ragusa era stata già istituita nel 1949 ed esattamente doveva coincidere con la provincia di Ragusa. Nel 1949 era stato decretato che la diocesi di Noto veniva soppressa. Il vescovo di Noto diventava vescovo di Ragusa e il territorio della diocesi di Noto veniva spartito fra la diocesi di Siracusa, che coincideva con la provincia, e la diocesi di Ragusa di nuova istituzione, che sarebbe coincisa con la stessa provincia. Però questa decisione, che era già stata presa allora da Papa Pio XII, ha portato un po' di scontento a Noto e la diocesi di Noto ha premuto perché le cose si ritirasse questo provvedimento. E quindi è stata rimandata di un anno l'istituzione della diocesi, perché poi nel 1950 è stata istituita, però con una formula particolare: Eque Principaliter unita a Siracusa, nella persona del vescovo, cioè praticamente l'arcivescovo di Siracusa era anche vescovo di Ragusa. Le due diocesi erano separate, però unite nella persona dell'unico vescovo. Al vescovo di Ragusa poi veniva assegnato un vescovo ausiliare, cioè collaboratore, che però aveva l'obbligo di residenza a Ragusa. E questo fu Monsignor Pennisi. E quindi il 6 Maggio. di maggio del 1950 è stata istituita la diocesi di Ragusa con la bolla Ad Dominicum Gregem di Pio XII. E voi avete visto qualche fotografia in cui c'è quelle in bianco e nero, quelle più antiche, si Prima. riferiscono proprio a questo momento. È il momento in cui proprio il 6 di maggio del 1950 Monsignor Baranzini, arcivescovo di Siracusa, è venuto a Ragusa per Ecco, annunciare, fermiamole ecco, queste questa è la immagini. foto proprio, Ecco, è fermiamole un venuto per attimo. annunciare, e questa era tutta la gente raccolta nel cortile del Palazzo Schininà, che allora era stato poi comprato per destinarlo poi a seminario. Il vescovado, cioè la sede del vescovo, era invece nel Palazzo Cartia, il palazzo che era stato donato alla nuova diocesi dalla baronessa Cartia, che sarebbe il palazzo che sorge all'angolo tra Corso Vittorio Veneto e Via San Giovanni, dove ora è stata nei bassi, è stata riaperta la libreria Paolino, per intenderci. Ho capito. E quindi quello era il palazzo destinato all'abitazione del vescovo, il vescovado, mentre invece il palazzo Schininà era stato destinato a seminario, originariamente, E poi è diventato il E vescovado. quindi sì, poi quando sono state, siccome Monsignor Pennisi era molto legato al seminario, perché lui era stato per tanto tempo rettore del seminario di Catania. E lì aveva esercitato la gran parte del suo ministero, per cui era molto affezionato al seminario. E allora, quando si sono completati quasi i lavori per la costruzione del seminario, Monsignor Pennisi ha deciso di andare ad abitare proprio lì, per essere proprio accanto al seminario, per essere vicino. Questo è avvenuto nel 1960, cioè nel decennale, della diocesi. E a quel Fino a, dal punto diventa. 1950 al 1960 il vescovado è stato in via Cartia. Perfetto.
Dunque, cioè in via, nel Palazzo Cartier, sì, in via San Giovanni, angolo Corso Vittorio Veneto. Via Cartier è la parte di dietro, diciamo. Perfetto. Però questa limitazione dei vescovi non c'è più. Il vescovo di Ragusa è il vescovo di Ragusa. Sì, poi che cosa è successo? Sì, praticamente poi nel 1955, cioè dopo 5 anni, la diocesi è stata separata, è stata resa autonoma, esatto, dalla diocesi di Siracusa. E quindi Monsignor Pennisi, da vescovo ausiliario di Ragusa, è diventato vescovo ausiliario di Siracusa, è diventato vescovo titolare di Ragusa. E quindi da allora... E infatti praticamente Monsignor Pennisi non è il primo vescovo di Ragusa, ma in realtà è il secondo vescovo, perché il primo vescovo è Monsignor Ettore Baranzini, che per 5 anni è stato arcivescovo di Siracusa e vescovo di Ragusa. Quindi quanti vescovi abbiamo avuto? Quelli che ricordo io, Monsignor Pennisi, Monsignor Rizzo, Duzzo... Praticamente abbiamo avuto 5 vescovi, Monsignor Cuttitta è il quinto vescovo di Ragusa. Il primo vescovo è stato Monsignor Baranzini dal 1950 al 1955, poi c'è stato Monsignor Pennisi dal 1955 fino al 1972, poi 1974, poi Monsignor Rizzo dal 1974 fino al 2002 e poi Monsignor Urso dal 2002 fino al 2016 e poi ora, Monsignor Cuttitta dal 2016 ad oggi ancora in carica come vescovo titolare di Ragusa. Va bene, poi magari quando sarà a Ragusa avremo occasione anche di parlare e capire a cosa serve una diocesi dal punto di vista della crescita di una città, ma non è il momento, ne parleremo dopo. Invece Don Peppino, velocemente, a Monterusso come va? Se spendo la luce, come va? Ah sì, questa è la luce della macchina. Va bene. Ora la riaccendiamo. Tutto tranquillo a Monterosso, mascherine, tutto a posto? Sì, diciamo che fino alla partenza della fase 1, fino alla partenza della fase 2 eravamo tutti tranquilli, tutti in casa, tutti al sicuro. Ora la fase 2 vedo un po' in giro che qualcosa ci dobbiamo abituare ancora ad andare in tutta sicurezza. Mi raccomando. Noi ci auguriamo che a fine mese possiamo celebrare le messe. Le messe, lo speriamo davvero. Ma questo aspettiamo le decisioni. Quando tutto si potrà fare in sicurezza, perché la cosa più importante è la sicurezza e la salute di tutti. Quindi la salute spirituale è legata anche alla salute fisica delle persone. Quindi. Bene, grazie Don Peppino, la facciamo andare a casa. Grazie. Grazie a voi, buona serata, buona continuazione. Grazie. Questa è Teleiblea. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare, certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Offerte CRAI dal 29 aprile al 6 maggio. Coppa e salsiccia di suino a 4,89 € al chilo. Banane a 99 centesimi al chilo. CRAI coni gelato, vari tipi per 6, a 1,99 €. CRAI, sentirsi a casa. Una storia interessante, poi la cattedrale, diciamo, è il cuore pulsante del centro di Ragusa Superiore. E a proposito di Ragusa Superiore, sentendo la storia si potrebbero anche capire tante cose, si potrebbero pensare anche a tanti progetti. Allora c'è un intervento dell'ex vice sindaco Iannucci, che ora è della Lega, prima era del Movimento 5 Stelle, e dice:
per risolvere il problema della Via Roma, perché non pensiamo, vi posso dire, a coprire la Via Roma? In tutto sarebbero 3.000 metri quadrati, quella da coprire sarebbe 1.000 metri quadrati e rotti, con una copertura in vetro, insomma, che fa passare la luce, fatta in un certo modo, e ci sarebbero anche dei soldi, perché ci sarebbero circa 400.000 euro della legge su Ibla che potremmo utilizzare per iniziare. A che servirebbe? Chiaramente con una Via Roma chiusa sarebbe una specie di centro commerciale naturale a tutti gli effetti. La gente potrebbe camminare senza la pioggia, senza il freddo, e potrebbe essere interessante. Un argomento da affrontare certamente. Parliamo di assistenza, abbiamo fatto proprio questo, abbiamo anche parlato con l'assessore Iacono, e ora parliamo di ANFAS, perché Gianni Papa è andato a vedere come si può intervenire in questo momento per coloro che hanno veramente bisogno. Vediamo. Uno dei più grossi problemi che è stato lamentato in questo periodo riguarda il mondo delle difficoltà, dell'handicap, chiamate come volete. Noi ci siamo già occupati in qualche occasione, ma adesso, dopo l'avvio alla cosiddetta seconda fase di qualche giorno fa, abbiamo voluto provare a vedere se ci sono novità e se si è pronti, se si è ripartiti. Ho parlato con Salvina Antoci, Ciria Antoci, la direttrice dell'ANFAS, e poi ho parlato anche con Elisabetta Giannone, che è la responsabile dell'AISME, che è l'associazione che si occupa della sclerosi multipla. Quindi cominciamo dall'ANFAS. Salvina mi diceva che si potrebbero riaprire probabilmente giorno 18, perché loro dispongono di tutti i presidi di protezione individuale, hanno il loro sanitario, sta dando le regole guida per la sanificazione, però è chiaro che prima bisognerà vedere una cosa. Loro hanno, fermo restando tutto questo, sono sul punto, hanno già fatto o stanno per produrre una, come posso dire, un formulario, una richiesta al comune in relazione a una rimodulazione dei servizi che sono stati offerti sempre dall'ANFAS. Se il comune accetterà questi servizi, accetterà questa rimodulazione, che non è un declassamento ma è un riadattamento alle situazioni mutate proposto dall'ANFAS, e poi il comune a sua volta consentirà la riapertura, loro già dal giorno 18 sono pronti a ripartire. Teniamo presente però, e mi diceva Salvina, che le famiglie sono molto interessate alla sicurezza al momento della riapertura, ossia non stanno premendo in modo particolare, pur tenendo presente le innegabili difficoltà collegate ad avere un figlio, un familiare con i problemi che sono quelli legati al mondo dell'ANFAS, però dice noi innanzitutto, dicevano le famiglie, vogliamo essere sicuri. Se e quando questa sicurezza sarà, come possiamo dire, codificata, certificata, allora sono contentissimi del fatto che si potrà riaprire. Entro il giorno 18, comunque mi ha confermato Salvina, loro avranno già presentato tutto quanto al comune, il comune avrà sicuramente dato la risposta se questa rimodulazione sarà accettata, dopodiché ci sono ottime probabilità che la riapertura possa venire. Apertura importante, perché sapete che l'ANFAS è qualcosa che fa un lavoro grosso e straordinario, ma ripeto, è prima fondamentale il fatto che ci sia da parte del comune l'esame e la successiva accettazione. Magari si potrà discutere al riguardo, ci potranno essere proposte e controproposte aggiuntive per giungere a questa rimodulazione. È innegabile che i servizi offerti, lo dice uno che all'ANFAS c'è stato spesso per fare interviste eccetera eccetera, non possono più essere nello stesso modo, pur avendo la disponibilità di mascherine, protezione individuale eccetera eccetera. È chiaro che si vive una situazione cambiata, e quindi come tale bisognerà anche adeguarsi modificando, il che ripeto non vuol dire diminuendo, declassando il servizio reso, ma modificando il servizio reso. Per quanto riguarda invece l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, parlando con Elisabetta Giannone, mi diceva che loro, lei tra l'altro è quella che svolge il compito di sportello, ed è chiaro che dal 9 marzo non c'è stata più la possibilità di questo contatto diretto con le persone, ma l'AISM, devo dire con estrema abilità e anche appoggiandosi
a strutture che avevano questa capacità materiale di portare i farmaci, perché si è pensato soprattutto al problema dei farmaci. Bene, appoggiandosi alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e a Modica anche alla Misericordia, che è molto ben organizzata, l'AISM ragusana, quindi a livello provinciale, è stata in grado di esaurire tutte le richieste relative ai farmaci. È una cosa molto importante. È chiaro poi che il paziente, il malato di sclerosi multipla, abbia soprattutto necessità sia reale che psicologica di avere un contatto, di poter parlare, di poter confrontarsi con il neurologo. Ebbene, per 3 o 4 volte già di sabato l'associazione, su base prima nazionale e poi regionale, ha reso possibile sulla sua pagina Facebook un incontro con il neurologo, al quale chiaramente il paziente si è potuto rivolgere per avere notizie, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che chi è affetto dalla sclerosi multipla non è stato lasciato solo. Si è pensato innanzitutto, ed era logico, al discorso dei farmaci, perché era il punto essenziale, però si è cercato di seguirne anche altri. Io qua ho preso qualche altro appunto. Ah sì, mi diceva che il comune era stato attivato anche con l'ASPI di Ragusa, un servizio che poi è stato poco usato, ma perché i clienti non, cioè i pazienti hanno dimostrato di averne meno bisogno, ma era comunque messo perfettamente a disposizione, per cui l'ASP consentiva di poter avere il contatto diretto, credo, con un psicologo, per avere quello che era il supporto, l'aiuto. Per cui effettivamente è chiaro che da parte del mondo del volontariato, che è in questa situazione particolare, credo abbia dimostrato la sua straordinaria importanza e validità per queste che sono due branche tutt'altro che marginali, come l'AISM e come l'ANFAS, ci si è attivati nel modo migliore per rendere più indolore possibile, per rendere con minori possibili soluzioni di continuità la continuità, il servizio reso. Io penso che sia anche questo un segnale tutt'altro che piccolo, una cosa estremamente importante che ci lascia ben sperare per un futuro. Adesso è quello che è davvero importante, è far sì che tutti questi sforzi non vengano vanificati e che si faccia in modo, con comportamenti responsabili, di evitare che possano esserci ricadute, usando un termine magari banale, e che quindi ci si possa portare tutti felicemente verso la fase 3 e poi la fase finale, nella quale avremo imparato a conviverci. Il virus sarà una cosa che ci siamo lasciati alle spalle, sarà forse sempre presente, ma farà molto meno paura. Ma è anche dipende moltissimo da quello che faremo noi. Bene, e vi lascio con queste immagini straordinarie, bellissime. Oggi una giornata a mare, insomma, è estate. Peccato che abbiamo questa realtà, perché già a metà maggio la gente potrebbe tranquillamente farsi il bagno e non qualche uccello lì che cammina. Allora, detto questo, io chiudo il telegiornale con due notizie e la rubrica di Peppe Lizio. La prima notizia è questa dell'aeroporto di Comiso, che da parte dell'opposizione, in questo caso il vice sindaco Gaglio, dice: state cantando vittoria su questo nuovo presidente e avete detto è bravissimo, però prima vediamo cosa sa fare, piuttosto di dire è bravissimo. Quindi dice bene, il gatto dice, fin quando non ce l'hai nel sacco non puoi dire che è fatto. E poi l'altra cosa riguarda questa storia delle dimissioni di Vindigni. La testa di Vindigni chiaramente doveva cadere, perché quando succedono queste cose qualcuno deve pagare, ma sappiamo benissimo che Giovanni Vindigni sarà trovato fra due fuochi, così come ha anche detto il Presidente. De Luca dice: a che serve far cadere una testa se poi però i soldi non li danno? Sarebbe stato meglio metterli a lavorare e fare dare i soldi a tutti quelli che ne avevano bisogno, senza creare lo scompiglio. E questo è il tema della chiacchierata di Peppe Lizio, e non solo, ma ripeto, probabilmente è stata fatta poco prima che arrivasse la notizia ufficiale. Bene amici, grazie per la cortese attenzione, sentite Peppe Lizio, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. You sell my
questi due mesi di pandemia, gli italiani hanno dimostrato non solo un buon senso di responsabilità che ha portato alla riduzione del numero dei contagiati e ad una diminuzione complessiva della pandemia, ma hanno evidenziato anche un grandissimo senso di solidarietà. Molteplici sono state le iniziative a livello nazionale, locale, e basti pensare che ad oggi sul sito della Protezione Civile, andandolo a guardare, si nota come le donazioni a favore della Protezione Civile Nazionale siano pari a circa 144 milioni di euro, un dato molto ma molto importante che ha permesso alla Protezione Civile di sviluppare tutta una serie di iniziative per l'acquisto di sistemi di protezione, i famosi DPI e ventilatori e quant'altro necessario alle varie strutture sanitarie. Ma non solo, quindi questo ammontare si deve alla donazione di aziende, di privati, associazioni, club service che hanno voluto dare un contributo importante alla raccolta fondi della Protezione Civile. Ma non solo a livello nazionale, si è visto anche a livello locale con iniziative volte alla raccolta fondi per i singoli ospedali, per le aziende sanitarie locali, attraverso eventi tutti in streaming, concerti, mostre, veramente un fiorire di iniziative anche con una bella fantasia degli italiani che ha permesso la raccolta di innumerevoli fondi per le strutture sanitarie nella prima fase, quella di più emergenza sanitaria. Si è poi passati piano piano alla raccolta fondi per le fasce più deboli, quindi anche lì con i vari negozi che hanno iniziato a fare la spesa sospesa, con le attività che volte a dare un contributo sotto il profilo di generi alimentari alle fasce più deboli. Anche a livello ragusano la Caritas ha avuto notevoli donazioni per venire incontro alle esigenze legittime delle fasce più deboli, proprio in considerazione del fatto che abbiamo saputo e continuiamo a sapere che questi aiuti, questi contributi che dovevano arrivare dallo Stato a partire dai 600 euro alla cassa integrazione in deroga hanno tardato ad arrivare e continuano a tardare ad arrivare. Quindi c'è stata anche una gara di solidarietà non solo per le strutture sanitarie ma anche e soprattutto per un'attenzione alle fasce più deboli. I negozi, anche i piccoli generi alimentari hanno dato e fatto degli angoli proprio per le persone più bisognose in questo periodo. Quindi una gara di solidarietà degli italiani notevolissima, ma d'altronde gli italiani sempre nelle occasioni di eventi calamitosi, terremoti, inondazioni eccetera eccetera, mostrano un grande cuore, veramente il cuore degli italiani nelle disgrazie purtroppo si mostra molto molto generoso. E quindi è un dato sicuramente positivo che dobbiamo evidenziare anche con un pizzico di orgoglio italiano. Però in questo quadro per certi versi bello, importante, di solidarietà per i più deboli, si innestano alcune volte alcuni elementi che offuscano questo bel quadretto idilliaco. Il primo di questi elementi un po' veramente disdicevole, uso questa brutta parola ma ci sta tutto, è quello che abbiamo assistito in questi ultimi due giorni, quella della richiesta da parte dei sindacati della regione siciliana che di un bonus per i dipendenti che devono evadere le pratiche dell'INPS per la cassa integrazione in deroga. Sappiamo dai numeri che ad oggi su 13.000 lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione in deroga, semplicemente quasi 7.000, scarsi 7.000, hanno ottenuto la cassa integrazione, quindi l'erogazione di quei soldi necessari per andare avanti. Il numero delle pratiche arretrato è ancora ingente e i sindacati, secondo loro, sulla base di quanto stabilito nell'accordo che ha portato al rinnovo del contratto di lavoro dei regionali siglato l'anno scorso, hanno fatto una richiesta di natura economica per un bonus di 10 euro per ogni pratica evasa da parte dei singoli dipendenti regionali.
E questa richiesta loro l'hanno ammantata anche con una richiesta di una maggiore implementazione della piattaforma informatica, che a loro dire è molto carente e che non permette un disbrigo delle pratiche in maniera veloce. Però la sostanza qual è? È quella di una bieca richiesta economica per svolgere un lavoro che poi è quello che gli tocca fare a questi 100 dipendenti della regione siciliana. Ora dice che si affiancheranno altri 134 dipendenti per far sì che nel giro di 2 settimane massimo tutte le pratiche ancora da evadere possono essere portate a compimento e quindi poi l'INPS erogare le somme della cassa integrazione in deroga. Allora non resta che comunque che stigmatizzare questo comportamento, che se forse è pur giusto sotto un profilo normativo, ma non può non fare specie proprio per il momento in cui stiamo attraversando tutti noi, dove ci sono appunto fasce di popolazione che vivono attraverso quello che viene donato loro, e quindi bloccare l'erogazione di somme che sono dovute è un qualcosa che è veramente disdicevole, fa cadere le braccia e che va a minare quel quadro di solidarietà, di aiuto agli altri che pure gli italiani hanno mostrato, come dicevamo prima. Altro elemento che mi lascia un attimo perplesso e che comunque mi riservo poi di approfondire con più dovizie di particolari per nel prossimo futuro è quello del relativo al sindaco e ai consiglieri comunali di Ragusa. Il sindaco a metà del mese di marzo ha dichiarato che il 50% del suo emolumento sarebbe andato a favore delle fasce più deboli, quindi donandolo per l'acquisto di buoni spesa e altro. E il sindaco, che è meritorio questo comportamento, però ancora solamente relativo al mese di marzo, aveva fatto anche una richiesta molto gentile, come solito da parte del nostro sindaco, anche ai consiglieri comunali, perché anche loro arrivassero a determinare una riduzione dei loro compensi e dei loro emolumenti da devolvere sempre alle fasce più deboli. Ad oggi pare che da questa richiesta che è stata fatta dal sindaco solamente 2 consiglieri comunali abbiano deciso di effettuare una donazione tagliandosi una parte dei loro emolumenti, e questo sicuramente lascia un po' perplessi, perché se il sindaco ha fatto una richiesta ci aspettavamo che anche da parte di tutti i consiglieri comunali si addivenisse ad una linea unitaria da parte di tutti per arrivare ad una corposa anche donazione. Un ultimo poi punto è mi lascia anche questo perplesso, è stata l'ammontare raccolto in occasione del concerto via streaming del 1° maggio. Il concerto si è tenuto dalla postazione del porto turistico di Marina di Ragusa e è stato fatto dal comune di Ragusa, dall'assessorato sport, turismo e spettacolo, dall'assessore. È stato possibile grazie anche appunto al numerosi sponsor che hanno partecipato, e quindi si è potuto sviluppare l'evento. Però il risultato finale di questo, di 5 ore di diretta streaming di questo concerto è stato, a quanto mi dicono, molto ma molto esiguo, perché è stata raccolta la somma di appena 400 euro in 5 ore. E qui io mi pongo una domanda: ma allora effettivamente si è sbagliato qualcosa in questo concerto? Perché pare veramente strano che i cittadini ragusani abbiano risposto in questa maniera così esigua, quando gli stessi cittadini ragusani hanno invece risposto in maniera molto molto corposa e con il cuore alle richieste che sono state fatte da parte della Caritas e di altri organismi che curano le fasce della popolazione più bisognose. Quindi vi è una discrepanza
di dati e che lascia molto perplessi sulla riuscita dell'iniziativa del concerto del primo maggio, che ovviamente era appunto quella della raccolta fondi a favore della protezione civile. È mai possibile che in 5 ore di diretta, con contributi anche di alcuni artisti ragusani, abbia portato alla esigua somma di 400 euro? Qualcosa è stata sbagliata nel target, perché forse troppo giovanile, o è stato sbagliato perché in contemporanea con il concertone del primo maggio, molto più famoso, quello che ogni anno si svolge da Piazza San Giovanni, ma che quest'anno è stato svolto in via televisiva, e quindi